Allora, grazie per questi interventi non previsti e quindi ancora più graditi, perché vuol dire che è un sentimento comune quello che ci unisce, che è quello di portare avanti un discorso di legalità. E questo il commissario, con tutto il mondo vicino alla struttura commissariale, è quello che porta avanti, che sta portando avanti da tempo e a cui il prefetto Cagliostro ha dato particolare impulso, e quindi un grazie particolare davvero al commissario anti-racket e anti-usura. Poi certamente ogni volta che poi c'è un cambio dovuto a motivi, diciamo, purtroppo non derogabili, poi si cerca di riprendere sempre il filo da dove si è interrotto, e quindi la nostra struttura fa sì che poi le iniziative avviate poi vengano seguite e portate a conclusione. Certamente importante cosa c'è stato in questo periodo, perché da quello che vedo un poco da tutti gli interventi che sono stati fatti, anche la mancata conoscenza sul territorio dell'esistenza di un fondo che possa ristorare, e quindi il fatto della comunicazione, e anche l'articolo uscito oggi a cui faceva riferimento il prefetto Cagliostro, dimostra che si sta muovendo qualcosa. Molto è stato fatto anche dal mondo dell'associazionismo, nel senso di seguire le vittime, di seguirle nella fase di istanza al fondo, di seguirlo nella parte penale, e quindi è molto importante che gli operatori in difficoltà non si trovino soli. C'è anche un altro dato che vedo che accomuna un po' tutti. Qua si tratta di reati di tipo sommerso, quindi quando diciamo, leggiamo i numeri, io me li sono segnati, usura meno 40,2% il 2021 rispetto al 2020, mentre poi abbiamo le estorsioni più 9,7. Però non dobbiamo dimenticare che ci sono un tipo di reati sommerso per cui ci sono poche denunce, e questo lo evidenziamo, quindi dobbiamo davvero lavorare perché ci sia un maggior coinvolgimento, perché soltanto laddove si comprende che si può entrare in un circuito di legalità accompagnati dallo Stato, soltanto bisognerebbe davvero che questo messaggio passasse in maniera martellante per far comprendere quello che è l'iter, la strada da seguire. Sì, si parlava di Foggia, è vero, io sono andata a Foggia, dove tra l'altro c'è stata una nuova, abbiamo presentato una nuova fondazione, una nuova associazione che è aderente alla Federazione Antiracket e Antiusura, lo faremo prossimamente a Reggio Calabria, e devo dire che Foggia è davvero emblematica, perché cioè, essere andati a Foggia, aver fatto il comitato, tra l'altro non dimentichiamo che proprio appena arrivata al Ministero dell'Interno come ministro, dopo poco noi abbiamo istituito la DIA a Foggia, nonostante che ci fossero tante richieste sul territorio nazionale, ma abbiamo dato prevalenza a Foggia proprio per la realtà così complessa. E d'altra parte, a seguito anche del comitato, in maniera fissa, settimanale, anche 2-3 volte a settimana, ci sono operazioni ad alto impatto, quindi con un numero notevolissimo di forze di polizia impegnate, e non solo a Foggia ma anche a San Severo, anche negli altri comuni, e quindi c'è bisogno, per dare anche fiducia
ai cittadini su questo è assolutamente importante. Certo, anche il fatto che la Commissione si sia riunita 33 volte, da quello che ho sentito, e sono stati elargiti, i numeri sono importanti, perché abbiamo 21,4 milioni nel 2021 tra vittime di estorsione e mutui per le vittime di usura, però anche qua notiamo proprio il gap di differenza, perché la maggior parte di queste risorse sono andate per le estorsioni, perché 19,6 su 21,4 milioni complessivi vuol dire anche lì che il problema dell'usura è un problema davvero ancora sommerso, su cui ancora c'è da lavorare. Importante il progetto PON Sicurezza, dove si prevede questa costituzione di una piattaforma informatica che certamente ridurrà i tempi anche di valutazione delle pratiche per l'accesso al credito. Noi stiamo facendo, devo dire, tanto, perché anche in termini di protocolli, la prefetta Cagliostro aveva fatto riferimento al protocollo dell'ABI, che per la verità era un protocollo già esistente dal 2007, quindi questo fa anche comprendere, ora siamo nel 2022, come un fenomeno di questo tipo sia stato sempre all'attenzione del Ministero dell'Interno, perché parliamo di anni e anni fa. Certo, andava attualizzato, ed è quello che abbiamo fatto. Quindi ritengo che davvero occorre un ringraziamento a tutti i presenti, perché ognuno ha fatto la sua parte, però in maniera convinta. Però ripeto, il prefetto Cagliostro ha messo in campo delle iniziative che saranno certamente portate avanti, ma nulla toglie che ci potrà dare anche dopo ovviamente dei suggerimenti, in virtù proprio dell'esperienza maturata in questo campo. Quindi un grazie al mondo dell'associazionismo che ci aiuta, che ci supporta, che supporta soprattutto le vittime. E soprattutto quello che vorrei dire, cioè dobbiamo operare perché il sommerso emerga, perché questo secondo me è importante. Come diceva Tano Grasso, non è il fatto del ristoro, quella è la conclusione di una procedura, ma dobbiamo pensare a chi non ha il ristoro perché non ha denunciato, e là noi dobbiamo operare, perché se dobbiamo dire che la nostra opera ha avuto un risultato positivo è far emergere tutto il sommerso, e credo che questo insieme noi lo faremo, perché c'è la sensibilità da parte di tutti noi. E quindi ancora una volta vi ringrazio, e grazie alla prefetta anche per l'importanza relazione annuale che rimarrà non solo agli atti, ma che verrà ovviamente consultata per guardare al futuro e per andare sempre meglio. Grazie. Grazie.